Salve, salve, salve a tutti, benvenuti alla undicesima puntata della Terra di Tutti. Come sempre dobbiamo fare un piccolo bilancio dell'audience della scorsa puntata. Qua un milione e mezzo. No, cominciano le stupidaggini, che poi è la solita un stupidaggine. Un milione e mezzo di spettatori, grazie davvero di cuore, non riusciamo proprio a capire come abbiamo potuto inventare una cosa del genere. Perché l'amo impedata. Oggi sì, abbiamo un ospite così, eccezionale, un ospite, un calabrese di quelli dei quali proprio andare fieri, Roberto Giacomo Antonio, perché per la prima volta ti presento come ospite. No. Grazie. Roberto, buonasera a tutti, grazie. Lo presento tu, sì. No, allora, no. diciamo che tutto sul lockdown, cosa, è caduto un po' con bascia fortuna questo grande, l'ospite di oggi, questo presunto grande cantante. Il fatto che abbia pensato di venire a questa trasmissione, che lo vogliamo dire, è la più brutta della storia della televisione italiana. È una disperazione più totale. Questa cosa mi lascia dei sospetti, però è così. Presentalo tu. Oggi è qui e noi lo accogliamo con grande amore, vabbè, da parte mia è scontato, ma grande entusiasmo. Abbiamo qui con noi Dario Brunori. Oh, grazie di cuore per questo invito, in effetti confermo quanto, meno male che almeno qui c'è questa audience, diciamo, speriamo che si confermi, esatto, si confermi questa, perché purtroppo sto vivendo un periodo particolare, sì, quindi la mia presenza qui lo conferma. Ma poi a sottolineare, voglio dire, l'importanza di questo programma, prima di venire da noi, dove sei stato, Dario? Allora, io come ho già detto in altre, insomma, in privato, in conversazione privata con Roberto, sono stato da Fiorella Mannoia, è stata la mia ultima, ma in realtà il mio obiettivo era venire qui. Mi sono detto, se magari vado da Fiorella, che non è che ci voleva andare, cioè per me che era su trasmissione che noia, se vede questa cosa Fiorella. No, lo faccio tanto perché comunque per arrivare qui. Sì. Apriamo una piccola parentesi seria, qua chiudiamo subito. Scusa. Del comune, della politica e sociale, questo, ne dobbiamo parlare. Ancora. Scusa, ti voglio aggiungere una cosa, tra l'altro ho incontrato per caso l'altra sera il sindaco. Gliel'hai detto, sì. Mi ha sorriso, ci siamo salutati, non mi ha offerto l'amaro perché invece Mario mi lasciava sempre pagato il caffè, voglio dire, questo. Per amore di verità. Non ci credo manco se chi. Comunque, caro sindaco di Cosenza, manieta a fare questo benedetto assessore al welfare, perché serve, perché c'è tanta gente in difficoltà. Tu ovviamente sei preso da mille altre cose. Questa serve. La parentesi seria è chiusa. No, scusa, dice. Voglio insistere su questa parentesi perché funziona come al solito che l'ospite non parla, no? Cioè tu fai le tue arringhe. Abbiamo l'ospite, scusa, perdono. No, ma voi potete pure tranquillamente continuare. A me fa piacere solo già essere... Allora, Dario Uzzo, ma invitiamolo il sindaco, cioè proprio a venire qui così parliamo anche di quelle che sono le sue difficoltà. Ok, invitiamo il sindaco. Il sindaco di San Giovanni in Fiore. Quale sindaco? Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosario Soccorso. Allora Dario Brunori, benvenuto, diciamo, apro una piccola parentesi, io sono davvero orgoglioso di averlo qua, ma soprattutto di esserci amico, perché potremmo dire mille cose ma non le diciamo, perché comunque sappiamo la stima che ci lega. Abbiamo indetto un piccolo concorso su tre domande che dovevamo scegliere tra quelle che c'era il nostro concorso pubblico. Che poi c'è un premio. Sono arrivate, non vi dico quante domande, tre. Devono sceglierne tre. Quello uno, frate. Esatto. Sì. Diciamo parto che con la prima. La mia situazione è tale per cui, quando ho visto che c'erano solo due domande, ho chiamato ad Alessandro e ho detto: Alessandro, per favore, la fai una domanda, così raggiungiamo il quorum. Allora, una domanda di grande di cultura generale, secondo me molto importante. Questa ho dovuto scegliere tre, davvero, a parte gli scherzi, quindi mi scuso con tutti gli altri. Maria Grazia Cavaliere ti chiede: nella pasta e patata la tieggia, l'origano ci va? Allora, questa è una domanda trabocchetto. Una domanda trabocchetto. Io so solo che la cosa importante e fondamentale è che si cucina tutto a crudo, cioè che metti tutto a crudo, almeno questo è come la fa mamma, che la faceva la nonna, che era di Corigliano. Perfetto. E comunque c'è l'origano. C'è dessa forza. Cioè, voglio dire... E qui ci siamo tolti, abbiamo ce la stiviamo per dopo, oppure... No, continuiamo. Anche perché abbiamo finito
finito poi. Gaia Bottino. Esatto, questa domanda è... questa è davvero seria, questa di Gaia. Vabbè. Bottino, il tuo libro preferito? Gaia. E beh, ora, il mio libro preferito... A parte l'almanacco della Cosenza Calcio, che è uscito da poco, ovviamente. Esatto, sono, diciamo, potrei scegliere fra tutti gli scritti di Sergio Crocco. Sono affascinato soprattutto da un libro in particolare, tutte le vittorie oneste della Juventus, che è stato un libro che ho ricevuto e che ho utilizzato poi per scriverci sopra le canzoni dell'ultimo album. Bravo. Quindi ti ringrazio, perché è un libro che in realtà lascia molto spazio al lettore. Il ragazzo ha saputo parlare. Sei già poi sceso al suo livello. Esatto. Dire. Poi la terza è quella di Alessandro Brunori, che ci chiede: ma il valletto Giacomo Antonio imbrogliava a Subbuteo e Commodore 64 da ragazzini? Perché dovete sapere, per i pochissimi che non lo sanno, che questi due signori sono cugini, figli di frate suore, giusto? Sì, allora io non ho memoria di questo, anzi ho memoria che era proprio mio fratello Alessandro quello che imbrogliava. Io perché, ti amo. Perché ho sempre avuto, cioè, devo dire, l'occhio di bambino mi faceva vedere in maniera limpida le cose, poi non potevo ammetterla perché da fratello maggiore sennò subivo le sue angherie poi a casa, ma devo dire che mio cugino Roberto non ha mai imbrogliato. Ha vinto sempre onestamente. Ero violento all'epoca. Era violento, ma giustamente, perché comunque si chiamava Alessandro, no? Era uno che se li tirava, insomma. Un pochettino sì, un pochettino. Allora Dario, come va la musica ai tempi del Covid? In generale in Italia e poi ovviamente nello specifico sulla Bruno Risas, che ricordo è uscito un mini album di 5 canzoni. Sì, che si chiama Chip, tra l'altro scritto CHEAP, che richiama il vecchio titolo dell'altro album, che vuol dire dozzinale, di bassa qualità, e questo mi sembrava quindi il contesto mi sembrava il contesto più giusto per presentare, anzi avremmo proprio dovuto pensare di fare proprio la presentazione in questa trasmissione. Peccato, perché prende la più cheap in assoluto che abbiamo. E ci sta. Beh, com'è Sergiuzzo, tu lo sai, ne parlavamo prima rispetto alle cose che gli chiedevo prima, se stava scrivendo qualcosa, perché appunto mi interessa sempre di più la sua parte di autore che non quella di conduttore, in cui è veramente pessimo. Mi diceva insomma della difficoltà condivisa di poter fare le prove, di poter fare le rappresentazioni, quindi è stato sicuramente un periodo da un certo punto di vista interessante, perché bisogna sempre cercare di trovare, secondo me, quando ti occupi di scrittura, no, non puoi negare che ci sia anche un fascino in un periodo di rottura come questo, no? Perché c'è l'aspetto pratico, quindi il lavoro e la consapevolezza più che altro un po' amara che quello che noi facciamo, no? In qualche modo è più visto e più descritto forse a livello di narrazione collettiva come qualcosa legato all'intrattenimento, no? Quindi per scrivere, cantare, partendo prono alla promo musica. Ah, così a schiaffo entrano da Gillà, e inizia il baracco. Cioè quando uno si dilunga con un pippone come stavo facendo io, ti mettete una canzone a... Abbiamo questa abitudine. È bello, avete anche ragione. Stampa da studiere. Quindi sentiamo il pezzo, che meraviglia. Lo speaker piacione a dischi. Ma ci puoi parlare sopra se vuoi, puoi continuare. No, sentiamola così, poi la mettere anche per pubblicità. No, dai, che per volte non riesco, poi sono così bella che non riesco a parlare delle mie stesse cose. Ah, sì. Tra l'altro ode a Fabrizio De André, un omaggio. Bravo. Qua tra l'altro Sergio avrà notato anche l'omaggio, no, a Carlo Martello, in qualche modo. È la prima cosa che ho notato, e poi ho notato anche una similitudine con il vecchio cantautore di Edoardo Bennato, che era una canzone che a me piaceva particolarmente all'epoca. Perché queste 5 canzoni così a una volta, boom, senza che nessuno se l'aspettava? Un po' perché risponde alle esigenze di cui sopra, nel senso di cercare di metabolizzare questo periodo, ma non con una scrittura che fosse no drammatica. C'era proprio la mia esigenza un po' di fare una cosa divertente, anche di prendere in giro questo pezzo, come in altri pezzi c'è un po' un gioco di autoironia, ma anche di ironia, ma di sarcasmo nei confronti, no, del nostro ruolo, no, di quello, sì, che sia come personaggio dello spettacolo, sia proprio come narratori. Quindi ho detto, vabbè, fammi scrivere una cosa che innanzitutto mi diverte, e la volevo fare cotta e mangiata, perché siccome viviamo
tempi molto rapidi, no? Alcune canzoni, per esempio c'è Yoko Ono, che è un pezzo che ha a che fare un po' col dramma di dover raccontare il ruolo della donna in questo periodo, no? Ed era qualcosa che volevo, un argomento che volevo trattare prima che diventasse poi, no, troppo tardi. Oggi viviamo un'epoca in cui bisogna essere molto veloci, perché la cosa se no diventa una canzone che scadeva, no? Da consumarsi preferibilmente entro, e quindi ho deciso di scriverle così, velocemente, registrarle. Arriva un'altra canzone, perché Peppotto sta esatto, invece, voglio vedere fino a quando dura. No, io davvero penso a quante bestemmie hai lanciato nel momento in cui stava partendo, sì, l'ultimo album che stava partendo, soprattutto il tour, ed è stato tutto bloccato. Allora, devo dire che egoisticamente... Anche perché tutti i soldi che avete dovuto votare. Chiaro, che la situazione è un po'... Però davvero è andata proprio così, io sì. Me lo ricordo bene, era lì proprio per allora, iniziare. Non so se hai fatto in tempo a fare la prima data, ma forse no. No, noi abbiamo fatto praticamente un concerto a Radio Italia, certo niente a che vedere con la situazione di, cioè, con questa trasmissione, era una cosa molto più alla buona. L'avevamo fatta tra l'altro, scusa, sottolineiamo che questa è l'unica trasmissione dove non ti abbiamo neanche chiesto di cantare. Bravi, e questo ho apprezzato. La dice lunga, ma io per questo sono venuto, perché non volevo cantare. Ho detto finalmente non devo cantare, posso fare i miei questo la dice una trasmissione dove posso fare lunghe digressioni come d'altronde fate voi. Mi porti. Solo godere. Ecco. La linea sottile, la posso intuire. Sì, eravamo insomma sulla scia di questo brano che aveva intenerito il cuore di grandi e piccini, una canzone d'amore, nell'amor maturo, così come è stata definita. E abbiamo fatto questa data di presentazione promozionale come ultima data prima di partire in tour. Era il 22 febbraio, c'era stato... Il giorno stesso poi del primo caso di Codogno, quindi poi noi siamo rientrati per ripartire. Però poi un altro concerto tu l'hai fatto, mi piace ricordarlo, perché è stato uno dei pochi che si è messo davvero in gioco, ha messo la faccia e ha fatto, Daria ha fatto un concerto, credo senza pubblico, al Teatro di Parma. Sì. A favore di tutti i lavoratori dello spettacolo, siamo come Terra di Piero ci siamo fatti garanti di quell'operazione che è stata poi, si è rivelato un piccolo ristoro per tanti ragazzi che lavorano nel mondo dello spettacolo. Uno dei pochi a fare questa operazione è stato Dario Brunori. Poi mi chiedete perché lo amo particolarmente, al di là quando rifissiamo e scherziamo, perché comunque quando c'è la sensibilità giusta è ovvio che noi ci andiamo a no, spot. No. Però bisognava dirlo. Da una parte, lo sai che il mio obiettivo nella vita è che quando muoio la gente possa dire era una brava persona, però con il seguito, lo dico sempre, cioè perché quella brava persona, poi dici no, ma lui veramente era una brava persona. Sì, chi si sa che si dice sempre, invece io vorrei proprio che fosse... sì, hai sottolineato un aspetto giusto, che è quello della... Da una parte del dramma reale, che poi, insomma, tu mi chiedevi di me, personalmente l'ho vissuta chiaramente come una cosa, no, con una certa tristezza per il fatto che eravamo lanciati, che il disco stava andando bene, che ovviamente tu immaginati, sai quanto lavoro c'è dietro di preparazione di un tour, era un tour nei palazzetti, tra l'altro la prima volta per noi che siamo partiti veramente dai localini, quindi c'era tutto l'entusiasmo ma anche la tensione e tutto il lavoro. Però chiaramente la cosa che abbiamo sottolineato nel corso del tempo, che questo è un contesto, questa trasmissione è un contesto in cui si parla spesso di solidarietà, era l'idea di essere solidali con i lavoratori, che sono quelli che in qualche modo all'inizio, quando io ho lavorato con la musica, insomma una serie di iniziative che non sto qui ad elencare, tantissime, per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché all'inizio sembrava che fosse una cosa, no? Dici, i cantanti che si lamentano, no? Sì. C'è gente che... E quindi dovevamo far capire alla gente che non è che ci lamentavamo noi, che eravamo magari, ci sai, come un lamento di uno che dice, un capriccio di uno che voleva andare a cantare. C'è dietro ad ogni musicista, dietro ogni cantante, una squadra di tantissime persone. Ma non confondere l'amore è l'innamoramento.
Beh, comunque questo voglio dire è un elemento importante da sottolineare, perché chiaramente dietro questa visione, quello che volevo dire prima, dietro questa visione, no, un po' limitante del mondo della musica e dello spettacolo, c'è un'idea forse, no, anche di quello che facciamo come qualcosa che ha solamente un aspetto ludico, mentre l'aspetto forse più interessante da sottolineare è che dobbiamo recuperare in qualche modo, forse anche noi proprio come mondo dello spettacolo, come operatori, l'idea che questa cosa vada oltre l'intrattenimento, cioè che comunque è un valore da mantenere. Quindi il fatto che siamo da 2 anni fermi, più o meno, comunque da 2 anni fermi, non è che è una cosa che fa male a noi, fa male un po' in generale, cioè insomma comunque che le persone si stiano abituando ad un mondo dove non ci si ritrova più, no? In cui non c'è l'idea anche di un rituale collettivo, questa cosa è un po'. A proposito di rituale collettivo, una domanda, cioè, che mi hanno fatto sempre sul sondaggio. Sul sondaggio, diciamo, sforiamo e facciamo pure la quarta, però sì. Siamo qui, perché. Perché non Sanremo, che ovviamente vinceresti a mani basse? Questa è una cosa che penso, perché io rispondo sempre con una cazzata, no? Dico sempre perché voglio fare tutto, voglio condurre, dirigere l'orchestra, no? Che il mio sogno è essere il presentatore e dire di Brunori e Brunori. Dirige l'orchestra, Dario Brunori canta, Dario Brunori. Alessandro Brunori. Esatto. Sei un po' come Sergio Crocco. Questa, ma d'altronde frequentandolo, perché ho cominciato a pensare, ma se Sergio lo può fare, perché io no? Saresti il Crocco dei poveri. No, è che in realtà ho molta resistenza da un punto di vista emotivo, cioè e forse anche non me la riuscirei a vivere. In questo senso non so se sono immaturo o troppo maturo, cioè se sono immaturo perché non riesco a vivermi l'idea di quel contesto come una cosa interessante da fare, oppure che sono troppo maturo per cui capisco che quel contesto, la gara, cioè non lo so, mi sento, capito, se ci penso non è una cosa che mi mette piacere. De Andrea diceva che le sue canzoni non le mettevi in gara, ma tu ovviamente no, io mi paragono, io ti potrei rispondere, figurati, io se non ci metteva lui le sue, che voglio dire, alla fine che canzoni è, parliamoci, che vogliamo avere, allora, andiamo una diatriba su De Andrea, andiamo su canzonetta alla fine, fare qualche domanda? No, ma io me ne stavo andando, venuto solo a salutare. Allora, mi stai occhio e parlo. No, continuiamo così, che mi sto divertendo. Non vuole fare le domande e poi si lamenta che le faccio io. Non c'è lo spazio. Però adesso allora. Vai, che hai già preparato. Io sono contento perché oggi ha preparato la puntata, te lo giuro. Ha preparato, è la prima volta. Su tutto il bene che ti voglio, che non ho preparato, solo le domande di cose. Però stai andando bene. Oggi voglio parlare con i telespettatori, datemi una camera. Prima, dove devo guardare? Qua? Là. Allora, prima mi ha detto Sergio, guarda, pensa, noi non abbiamo mai preparato niente. E io ho detto, si vede, è chiaro al pubblico questa cosa. Ed è forse per questo che fate tutti questo share. Visto che tu ci hai passato anche l'infanzia con questo Roberto Giacomandone, sì. Ho detto il Valletto, spiegami com'era da bambino, diciamo, non posso usare la parola che mi veniva, rompiballe come adesso, perché tu è inutile che te lo dico. No, con me no. Il suo problema minore è la disabilità, perché peraltro è un fastidio continuo verso tutti. Così era da bambino? No, allora, con me no, era dolce. Io mi ricordo, allora, siccome io sono l'ultimo, non solo dei tre fratelli, ma di una schiera di cugini incredibile, proprio sono stato l'ultimo, quindi tu immaginati le vessazioni che ho potuto ricevere da non solo tutti i cugini. È vero. E in qualche modo ero anche considerato, cioè diciamo, ero fondamentalmente un oggetto inutile, nel senso che ero troppo piccolo, volevo partecipare a tutte le loro cose, ma non potevo partecipare. Quindi mi rendevo conto di essere io un rompipalle, perché volevo entrare, cioè volevo giocare a Subbuteo, appunto, volevo giocare al computer. Però di Roberto non ho ricordi di maltrattamenti, se non perché in realtà lui era troppo concentrato a lottare con Alessandro, quindi hai capito. Quindi ci è diventato dopo. Poi io devo dire che avevo il debole per Anna, per sua sorella, e quindi eravamo molto legati con Anna e con Paolo,
che era, diciamo, il mio allenatore. Noi giocavamo, pensa, ecco, se pensiamo a questo, voglio aprire un angolo di neorealismo italiano. Cioè, qui è proprio, hai capito, come pensare. Cioè, immaginate questa scena in bianco e nero. Noi che giocavamo nell'appartamento di casa, insomma, a casa loro, in questo corridoio strettissimo, via Cardamone, non potendo uscire, giocavamo praticamente a pallone con un cuscino. Io stavo in porta, in una porta vera, che era una porta vera dello stanzino. Cos'era? Cioè, capito? E giocavamo a pallone con un cuscino di pezza. Una scena che, ecco, ho dei ricordi molto dolci. In questi casi, oggi ho detto tutto, diventa un grande artista. Esatto. Poi tu dici, perché scrivi canzoni tristi e drammatiche? Un po' anche, ecco, per quello. Un po' sono è frutto di questi ragazzi. No, per la prima volta te la faccio io la domanda a te. A me? No, raccogli... che emozione. Ci racconti adesso invece il Bruno Re, esatto, ragazzino, esatto. Dario Bruno Re ragazzino. No, vabbè, che significa? No, no. Mille ricordi con Dario. Poi, tra l'altro, le nostre famiglie vivevano quasi in simbiosi, no? Noi abbiamo... passato... Scusa, sparano un coccodrillo, ma Dario è qua, è vivo, esatto. È vivo. Esatto, però è bello, però è bello la prima volta che un coccodrillo con l'autore vivo, ancora vivo, poi lo potete rimandare in onda quando non ci sarò più. Ma questa era la puntata, tu ti dovevi insospettire subito per questa cosa. Quando ti avevi chiacchierato. E quindi niente. L'inquadratura è a mezzo busto. Sono veramente tanti. È a mezzo busto, posso anche, so anche grattarmi senza essere... No, vi prego, era funzionale. Che brutta trasmissione. La trasmissione dove si augura il peggio. Vabbè, comunque dell'host. Credo di avere risposto. Una dettoretta. Allora, una dettone, vabbè. Ma... A me verranno costrette e te le chiedo. Il rapporto di Dario con Ioggi, con Guardia, con Cosenza e con Sanfini. Questa è una... Allora, sicuramente la dimensione del paese, che un po' è la mia dimensione perché ci sono cresciuto. Cioè, l'infanzia per me vuol dire innanzitutto la grande libertà di poter agire su uno spazio che quando sei piccolo è enorme. Quindi noi facevamo... Ecco, ho questo amore per la campagna... perché quando eravamo piccoli, noi tra l'altro agli oggi non vivevamo neanche nel centro del paesello, eravamo un po' più periferici, quindi anche per raggiungere il paese ci volevano un po' di tratta a piedi, per cui sicuramente ti posso dire che la cosa che mi lega a tutti questi paesi è un rapporto con la natura. Cioè, agli oggi c'era la montagna, che ho ritrovato poi a San Fili, molto similare, ecco, a San Fili ho recuperato proprio una serie di odori, c'è cioè una cosa, diciamo, che ha a che fare con il mondo intorno. A Guardia il mare, poi che Cosenza l'altro... Sì. E Cosenza è una bella domanda, perché in realtà il fatto che loro fossero a Cosenza, Roberto, la famiglia Roberto, ma anche gli altri parenti di mamma, perché mamma è di origine cosentina, dicevo prima che è cresciuta tra i Rivocati e via Roma. Si vede. Che è esperta. Aspetta su. Sicuramente era un contraltare interessante, nel senso che mi rendevo conto di che cosa significasse essere di paese ed essere di città, già da piccolo, cioè avevo molto chiaro, quando andavo da loro per esempio, ecco un racconto che può essere, visto che tu vuoi entrare, alla fine lui è un po', Marconi, lui è il barbaro, diciamo, d'urso, diciamo, no? A lui gli piace sempre, dalla prima a lui gli piace. Il barbaro d'urso, il barbaro d'urso si chiama dalla prima puntata. E tra l'altro ho notato che utilizzate delle luci incredibilmente forti proprio con la stessa con lo stesso obiettivo di togliere le rughe senza riuscirci. Comunque mi ricordavo, per esempio, una cosa che mi ricordo forte di loro era questa cosa del baracchino, no? Che è il baracchino che si usava, che loro usavano come, sì, fondamentalmente come una chat. C'è stata una sì, prima idea di community, che poi se ci pensi, certo, l'antesignano, sì, dei forum su internet di ICQ. Quindi mi ricordo questa che era utilissimo, è stato utilissimo soprattutto quando ci sono dei terremoti sia in Irpinia che nel Bene. Ci ha dato... dava la possibilità di beh, io per loro mi ricordo che era molto utile per bastappi, sì, per sputta, sì, ai camionisti, sì, c'era questa cosa con i nickname, quindi era molto divertente, ma soprattutto, per tornare alla tua domanda, era, capito, mi portavo in un altro mondo che in paese ancora non c'era. La cosa che ti posso dire è che sicuramente c'ho sempre questa tensione che c'ho ancora oggi. Fra i due mondi ce l'ho sempre, cioè fra un mondo, ora chiaramente dice non è che Cosenza era una, però per uno cresciuto agli oggi, sì, 400 abitanti, Cosenza era una metropoli.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ritorniamo. Torniamo fra poco. La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente, si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto, fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello ed in testa un cappello. E lei stava sempre... E vabbè, diciamola tutta, dai, cioè può fare altri 500 canzoni, ma tu sempre che li guardi a tanto. Soprattutto, soprattutto per Sergio, che lui potrei anche, basta anche solo questa canzone. Quando Dario Brunone scrisse Guardia 82, lo scoglio della regina era a 100 metri, si è avvicinato per te, basta. Sei arrivato in spiaggia per te, basta. Sei anche un po' frantumato, se ci fai caso si è frantumato. È una, diciamo, un po' una metafora di quello, no, però, che è accaduto. Ovviamente viene spontanea. Guardia 82, amore, odio, ormai, perché comunque davvero, no, è sempre troppo... sempre grande amore. Allora, io la canterei sempre, anche se poi ovviamente in pubblico lo faccio per giocare, però è invece una di quelle canzoni che mi piace cantare proprio perché mi rendo conto che è uno di quei rari casi in cui sono riuscito a interpretare un sentimento collettivo, cioè l'ho fatto senza volontà, tra l'altro. Anche, cioè, perché tanta gente ti ha conosciuto tramite Guardia. Sì, sono affezionato un po' per cominciare da me. Sì, un po' per quello, proprio perché poi è una canzone che comunque è liberatoria, è leggera, ha a che fare con la, hai capito, con una comunità, anche questo, no? Perché a volte le canzoni possono essere belle, però molto piegate su te stesso, e secondo me quello poi alla fine diventa un limite, mentre quando racconti una storia popolare... Tra l'altro ha dato un santo al giorno del 30. Esatto, San Brunori, protettore degli amori che nascono e delle estati che muoiono. Sì, tra l'altro mi hanno fatto, per tornare all'idea della mia morte prima, ci sono le immaginette, sì. Quindi sono già santificato prima. Andiamo a Guardia, perché Guardia poco fa, sì, avevo fatto le quattro zone di Guardia, non ha detto nulla, diciamolo. No, ha detto del mare, che invece è un elemento importante, perché è molto caratterizzante per quanto riguarda proprio la mia natura, nel senso che, allora, diciamo, di Guardia, se vuoi che ti racconti la mia esperienza, proprio quella, diciamo, senza entrare nel poetico, è stata un'esperienza all'inizio traumatica, perché appunto è stato un trasferimento, sì, in prima media, in un contesto nuovo, e quindi io già di mio non è che fossi, ecco, forse Roberto si può ricordare che non è che fossi, ero, diciamo, ho avuto sempre una sorta di esuberanza, ma sempre in contesti, capito, quando c'era, fra virgolette, un palco. Poi nella vita ero molto introverso, quindi là, quando entri in un mondo nuovo, è stato abbastanza difficoltoso all'inizio, anche perché, ecco, un forestiero è sempre, no, mal visto, quando c'è sempre una sorta di bullismo nei confronti, soprattutto nei solo paesi, perché se, paesi poi costa, avevo, l'ho detto in altri contesti, avevo questo problema che, avendo babbo, appunto, non papà, di romagnolo, noi parlavamo prettamente in italiano a casa, quindi questo parlare in italiano era un grandissimo problema, sì. E a Guardia spesso sì, o comunque Bruno un fatondu filosofo, questa era la frase che lo mi ha diciamo. Sì, ho ricevuto, capito, vestazioni tipo carte nella marmitta del motorino, oppure la famosa candela staccata, no, su motorino una volta me l'hanno completamente preso e buttato dentro una cosa di semplicemente perché parlava in italiano. Da lì ho cominciato a dire, forse mi imparo a parlare in dialetto, quindi ho assolutamente, quindi adesso ho imparato molto meglio forse anche dei miei fratelli a parlare in dialetto, per questo motivo, per una questione di sopravvivenza. Poi ti dico, è stato importante per la musica, troviamo un legame con la musica e con Guardia 82 come pezzo, perché la chitarra l'ho imparata a suonare bene a Guardia, complici Falò, e quindi l'idea che quella cosa mi potesse finalmente dare un ruolo. E infatti con la musica, cosa che dico a tutti, se a tutti i disadattati come d'altronde di là, a tutti i disadattati come siamo noi, no? L'arte è anche un modo per entrare in relazione con gli altri quando ti senti fuori contesto, è un modo di comunicare. Io l'ho fatto, diciamo, è stato un modo per comunicare con gli altri, per comunicare con l'altro sesso, che era anche una difficoltà incredibile, quindi ho questo ricordo di un'adolescenza
sempre di grande timidezza, però con la musica l'idea che ero il chitarrista, ero chi lo casonava, ci sei riuscito benissimo. Robert, tu volevi fare la domanda? No, io stavo cercando le domande che tu hai, voglio dire, ma infatti non, non capivo se tu stavi guardando, le stavo cercando perché mi sembrava un'ingiustizia che avessi scelto solo tre domande rispetto a tutte quelle, alla fine quattro. È veramente una, tra l'altro ce n'era una che mi ricordo così, vado a memoria, chi è la tua migliore amica? La mia migliore amica, che è una mancanza. Allora, non fare questa domanda in questo programma così brutto. Non sbagliare, e stai attento. Allora, aspetta, ti do un suggerimento. È americana, è scritto in inglese. La domanda. È americana. Sì, sì, assolutamente. È una persona che, tra l'altro, mi ha aperto nuovi orizzonti perché di origini newyorkesi, non posso fare il nome ma solo il cognome, Spadafora. Patti Spadafora from New York City, che tra l'altro, ecco, se parliamo di guardia, è un personaggio che sicuramente... Il vero sindaco di Guardia Piemontese. Bravo. Tra l'altro ha portato a guardia, è incredibile, perché... Noi dicevamo, ma possibile che chissà qua, che è nato e cresciuto a New York, nutre questo grande amore per guardia? Quindi noi ci sentivamo in qualche modo, cioè io ho capito, grazie a Patti, che non dovevo andare a New York, perché se una di New York era venuta da noi, qualcosa a guardia c'era. E quindi hai capito, da lì... Nell'Hotel d'Italia trovate... La vera celebrazione di guardia l'ha fatta Patrizio. Allora, cioè posso fare una parentesi seria, l'abbiamo fatta all'inizio, una piccola parentesi seria la possiamo fare. Serio, allora, in ogni nostra vita ci sono delle tappe che danno un prima e un dopo. Per me, faccio un attimo una tua celebrazione, è il 3 dicembre dell'86, il mio primo viaggio in Africa, ok? C'è stato un Sergio Crocco prima e un Sergio Crocco dopo. Sì. Tu ne parli spesso nei tuoi concerti, quindi lo posso dire, c'è un Dario Brunore prima della morte di tuo padre e un Dario Brunore dopo la morte di tuo padre. Sì, assolutamente, è un evento che io sottolineo sempre in realtà in un'ottica positiva, perché penso che alla fine il dolore che proviamo, una buona componente del dolore in questi casi, è anche un dolore, una perdita, no, un dolore egoistico, chiamiamolo così, cioè la presa di consapevolezza che in quel momento ti viene a mancare un riferimento, ti viene a mancare una protezione, cioè in qualche modo è un ingresso nell'età adulta. Quindi io l'ho vissuto in quel modo ed è stata una, penso, una grande spinta per fare poi quello che ho fatto, perché quando succedono queste cose, lo shock che ho raccontato in molte canzoni, quindi forse si sono anche, no, ho anche esagerato nel racconto, ma perché è stata una cosa così importante per me, quello shock, mi ha fatto capire che non c'era più tempo, cioè io fino alla morte di Babbo, non so, vivevo in una sorta di bolla esistenziale, e comunque avevo 30 anni, in cui più o meno prima o poi avrei fatto qualcosa, ma perché in qualche modo l'idea che c'era lui, ma più l'idea di lui che poi era una forma di protezione, sarei cascato in qualche modo, no, sul morbido. E quella cosa mi ha fatto. E tra l'altro poi quando comunque incontri la morte in maniera così diretta, la morte veramente, quando la vivi direttamente, non ha nessun aspetto retorico, né nessun aspetto realmente drammatico, è proprio una cosa che ti fa capire quanto è importante non perdere tempo. Bravo. Cioè quanto è importante godersi quello che c'hai, quanto è importante capito, non sprecare energie in cose inutili, e quindi mi ha dato molta cosa. Poi ha un effetto, cioè non lo so, hai capito, ha avuto un effetto non duraturo, però è stato sicuramente uno di quei momenti importanti. Adesso per esempio la nascita di Fiammetta è un altro. Ci stavo arrivando. È un altro momento, ma perché chiaramente sono i due estremi, no? Sono i due estremi, chiaramente nella nascita c'è tutta una rivoluzione gioiosa, ma entra in gioco sempre il pensiero della fine, certo. Capito? Cioè quell'inizio così eclatante, ti comunque, dall'altra parte dici... Comunque questa cosa qui... Faccio tre nomi, okay? Vai. Ci metto un aggettivo e poi una piccola spiegazione, ok? Sì. Maria Stella. Ciutia. E basta. Sì, assolutamente. Ah, cioè, quanti ne devo usare? No. Vabbè, aggettivo e spiegazione. Mamma è un personaggio incredibile. Dico meraviglioso, mammarella. Dico Ciutia perché in effetti... Che salutiamo. Dammi un attimo la camera, Luca.
Mammarella. Mammarella Sas. Dico giudia proprio nell'accezione cosentina del termine, cioè dove intendiamo la capacità di ribaltare tutto ciò che è convenzionale in un ruolo, anche il ruolo stesso di mamma. Quindi tutto quello che riguarda, per esempio, la mia ciutia è eredità di mamma. E poi sicuramente uno sguardo alle cose, a volte forse anche troppo la forma di malinconia, di nostalgia, di poesia, è sicuramente... Ma un po', insomma, Roberto... Roberto possiamo dire... Giacomo Antonio, è proprio di razza, che non per niente comunque una stirpe. Il secondo nome è Simona Marrazzo. Simona Marrazzo. Allora, mi viene da dire più che altro casa, ok? Perché è un riparo, è un rifugio, ed è l'equilibrio per me. Ecco, Simona è la persona che riesce a vedermi, penso, per come sono, e sai, c'è una frase bellissima che non è mia, purtroppo, ma anzi per fortuna, però sarebbe stato bello... Sergio non l'avrebbe capita mai. Esatto, posso anche... che è di Vasco... Simona Parra, si sta commuovendo il ragazzo, eh? No, non mi sto commuovendo, sì. Assolutamente, è solo che mi è entrato un aggettivo nell'occhio. Di Vasco Brondi, che dice: con me non devi essere niente, che è una secondo me è una frase bellissima, quando capisci che con una persona non devi avere nessuna armatura, nessun personaggio, nessuna maschera. Ecco, con Simona so che non devo essere niente. Fiammetta è l'amore, è l'amore incondizionato. Cioè, è vero quando dicono che la genitorialità, dico una cosa ovvia, ma perché è ovvio, hai capito? Cioè, a volte bisogna pure esaltare l'ovvio, no? Non è banale l'ovvio, a volte va sottolineato. Allora, l'amore incondizionato è qualcosa che, per quanto possa sembrare ovvio, nel momento in cui lo vivi, così ovvio non è. Non so cosa hai detto, ma l'hai detto. L'ho detto sempre, esatto. La frase che ripete spesso. Allora, c'è la verità, intanto. Sì. Che tra l'altro, appunto, è proprio la paura. Allora, diciamo la verità, la paura di scomparire. Non possiamo non giocarcela sul Cosenza Calcio, una piccola domandina, visto che ogni volta che ci siamo visti allo stadio avessimo vinto una volta. No, questa la dobbiamo sfatare, questo mito. Ogni volta che ti ho visto, sfatiamo questo mito, non è vero. Io diciamo che porto pareggio, che in questo momento penso che sarebbe comunque, voglio dire, grasso che cola. Sei vittorio, sei sconfitto. Se volete quantomeno pareggiare, io devo venire allo stadio. Fammi un'analisi tecnica di come fa a giocare la squadra Chiuzzi. Ma devo dire, allora, io... Allora, non faccio analisi, innanzitutto perché non tu, ma altri tifosi del Cosenza, miei amici, non mi sopporto, dice che assomiglia a Giorgio Dosatti, cioè che quando mi vedi partite fai i commenti nel mentre lui è concentratissimo nella partita, no? E quindi non devo parlare. Voglio dire che però, secondo me, noi in qualche modo dobbiamo trovare una chiave poetica a questo approccio. Secondo me, tu sei un tifoso del Cosenza, noi siamo tifosi del Cosenza, noi amiamo il Cosenza anche per questo, anche per questa forma di sofferenza atavica e per questo elogio della sconfitta, in qualche modo. Cioè, ci piace anche... Il dolore proprio. No, perché se tu ci... Allora, io voglio fare una domanda io a Sergio. Un Cosenza... ultra vincente, non ti creerebbe un attrito? Sì, assolutamente sì. Guarda, ti dico la frase che di Piero Romeo, che era proprio storica sua: siamo nati per soffrire e ci riusciamo benissimo. Esatto. È proprio una forma di masochismo. Noi altrimenti avremmo scelto di fare per la Juventus, per il Milan, per l'Inter, no? Ci siamo scelti di questa squadra, che è la nostra squadra del cuore, della nostra città, ed è una squadra che storicamente, diciamo, che ci dà poche gioie, ma quanto ce ne dà. Ed è questo il centro focale, secondo me, una cosa che forse è emblematica del tifo del Cosenza. Io devo dire che mi sono sempre sentito un po' così, lo sa Sergio, perché
non avendo avuto, cioè avendo avuto un papà non cosentino, non c'è che ci portava a vedere il Cosenza. Per lui il Cosenza era una squadra come tante altre. Quindi diciamo che sono un tifoso a metà del Cosenza. Però mi è sempre piaciuto venire allo stadio del Cosenza, proprio per questa sensazione, che poi credo che sia una sensazione universale, cioè che quell'idea di poter raggiungere una gioia dopo tanto, tanto soffrire, dopo tanto patire, alla fine è il motivo, no, fondante forse della solidarietà umana. Una volta ho visto un servizio sull'Aquila, no, dove c'era la gente, i terremotati, che a un certo punto intervistati dicevano, ma cioè manifestavano una sorta di gioia nel dolore, cioè nel dramma, perché dicevano, comunque sai che c'è, da quando siamo qua siamo più felici di stare insieme rispetto a come eravamo prima. Ecco, forse possiamo trovare un risvolto positivo. Si potrebbe parlare benissimo sull'Africa. Speriamo che queste parole non le ascoltate Guarascio, altrimenti ci fa sempre... Ma Guarascio lui lo fa proprio a poi, in realtà lui lo fa per rafforzare lui, se no figurati, io comprerebbe, cioè figurati, avremmo uno squadro. In questo senso sì, lo fa solo per... Sotto questo punto di vista... ma non se ne parla proprio di riaprire per i concerti al momento? Allora guarda, al momento siamo in una situazione molto enigmatica, perché in realtà c'era stata un'apertura, ma si è tornati un po' indietro, soprattutto per i contesti grandi, no? Quindi io, per me, che devo fare i palazzetti, è un po' complicato, un po' difficile, perché non ci sono le capienze. Io penso e spero che l'andamento attuale dia la possibilità, quantomeno come si è sempre fatto, di poter suonare d'estate, e poi vediamo cosa succederà nel tempo a venire. L'importante, guarda, per me è quello che dicevo un po' all'inizio. La cosa un po' frustrante è vedere che ci sono due pesi e due misure per contesti diversi. La cosa importante è che se c'è, noi diciamo il nostro dovere civile di non andare a sfruculiare e di attenerci alle regole, c'è stato, però fa un po' male quando magari vedi alcuni contesti dove si fa un po' quello che si vuole. Gli stadi di calcio. Sì, c'è stato un pochettino in un determinato momento, vedere che comunque c'erano le persone che... Poi è chiaro che l'essere umano è un po' così, lo accettiamo, no? Che di fronte a certe religioni, però sarebbe bello che ci fosse un po' di fastidio. Vabbè, ci sei? Questa è la terra di tutti. Io sto vedendo il programma, tra l'altro. No, Roberto è felice finalmente di sentirsi. No, io sto godendo di questa puntata. Dario Brunori, cioè, sabato prossimo, io gliel'ho chiesto prima della trasmissione, io lo chiedo in diretta, così dice a sé e non può. Sarà, quindi è una trappola. Questa è sabato faremo uno spot. Inizia l'angolo dell'autocelebrazione. No, è un'altra cosa. Faremo uno spot per i vasiggi, quindi i prossimi vasiggi che saranno in vendita dalla Terra di Piero, soprattutto per San Valentino, e Dario ci ha promesso che sabato verrà a fare un piccolo filmato. Arrivano registi di Torino apposta. Di solito è da Milano, perché dunque, a Cosenza a Mammarella, facciamo una cosa, si può fare una cosa. Ma chiedilo adesso, usa la televisione proprio come tuo mezzo di comunicazione. Cioè, invece che fare la telefonata, dai. Allora, vai fino in fondo. Dario, guarda, si comincia, voglio dire che si comincia così a usare la televisione a proprio uso. Consumo, e poi si finisce per diventare presidente della Repubblica. Invita Mammarella a Sassa. Non c'è invitato, Mammarella non c'è problema. Ti prega di partecipare. Ha sempre detto di sì. A parentesi seria, a me sono un piccolo terminale di richieste che si devono fare a Dario. Tutti sanno che tu hai paura proprio fisica di me. Se no non ci sarebbe, ogni volta, se no quale sarebbe la ragione? Ma fa un lavoro per i 18 anni, per un diploma, per devo dire la verità. È il terrore del corpo. Che ci fosse stato una volta che Dario avesse detto di no. Per me questo è un valore. Sottolineando una cosa, secondo me, bellissima. Per me questa è una cosa che e io ne parlo anche con difficoltà, perché con il fatto che noi, voglio dire, siamo cugini. Potrebbe essere un conflitto di interessi, tra l'altro il conflitto di interessi. No, ma c'è questa cosa del
della persona che è rimasta com'era, cioè questo fatto che era Togo, non è diventato mai personaggio, e anche questa è una cosa che si usa dire spesso anche. Però è veramente così, Dario lo chiama al telefono, vabbè io chiamo Simona di solito, pure però Simona, lo chiami al telefono insomma, e ti risponde. Poi Sergio chiede delle cose veramente assurde, cioè cose che non Dario, che non farebbe chiunque, e Dario purtroppo gli dice di sì. È paura. Allora, c'è pure una piccola, c'è un piccolo ringraziamento che ci deve fare, perché noi l'abbiamo portato alla riballa, abbiamo fatto recitare a Roma, a Milano, cioè ha recitato le tue cose. È sempre stato motivo di ispirazione. Poi da averlo chiamato all'autocelebrazione, ho litigato di brutto per Dario Brunori, sia con miei concittadini, e mi ricordo con un certo Monina, si chiamava, che era un giornalista, che l'abbiamo così minacciato che l'anno dopo che ha fatto un altro disco, ha fatto una recensione stupenda per Dario Brunori. Questo è per la libertà di espressione che comunque Sergio promuove, no? L'importante è che non... Cioè, tu potete toccare tutti tranne l'amici mio. Proprio il rispetto, voglio dire, dei ruoli. Te lo ricordi anche questo momento? Certo, assolutamente. Non mi ricordo se ci ha riparlato. Sì, è venuto pure a Milano con Gian Michele. Non so se per via delle tue minacce, ma secondo me in qualche modo anche adesso mi vuole molto bene. È stata veramente bella. Vabbè, io ho finito di domande. No, e adesso dobbiamo chiudere il programma così. No, dai, non fare così, Sergio. Fatti venire qualcosa. Qualcosa che devi fare prossimamente. Che se devo fare io? Vabbè, no. A Dario, come qualsiasi cosa gli chiediamo, a verità, l'abbiamo detto poco fa, qualsiasi cosa gli chiediamo lui è sempre disponibile. Il tuo rapporto con la terra di Piero? Invece allargalo, il tuo rapporto proprio con il sociale, sì, con la solidarietà, e quindi di conseguenza, siccome ti dedichi molto alla terra di Piero... Anche alla terra di Piero. il mio rapporto... Lui è ambasciatore unico. Allora, devo dire che ho sempre avuto difficoltà nella... Cioè, la mia grande difficoltà è cercare di rendermi utile senza farmene vanto, ok? Ma non perché, perché a volte è un limite difficile, nel senso che quando poi hai una faccia, hai un personaggio pubblico, devi utilizzare anche quella cosa a questo scopo, no? Il ruolo del testimonial, per quanto possa sembrare strano, però funziona. Cioè, per la gente è importante che sia quella faccia a dire quella cosa, anche se in realtà dovrebbero essere stimolati. È importante per la gente, ma soprattutto è importante per i fruitori poi dei progetti che fa la terra di Piero, come tante altre cose. Ma in generale dico uno spot, no? Sì. Anche uno spot, anche quando ho fatto le cose per l'UNICEF, cioè loro mi facevano vedere come in effetti cambiava da così a così. Anche parlandoci banalmente, l'apporto delle donazioni, poi è quello su cui si basano anche i progetti, cambiavano se c'era Lino Banfi o se non c'era Lino Banfi. Cioè, quindi chiaramente è importante che tu utilizzi la tua figura, però io ho anche una certa ritrosia nel mostrarmi, perché può sembrare una forma di vanto comunque. Più che altro di dire ok, guarda quando, cioè anche lì c'è sempre un limite difficile da comprendere, però tendenzialmente ho sempre pensato che se io posso essere strumentale a qualcosa di più largo di me, è importante, cioè è fondamentale che ognuno in qualche modo si occupi sulla base chiaramente della propria attitudine personale, ma anche, voglio dire, di una consapevolezza che siamo, no, chi siamo, un Simone, cioè io è questo che voglio dire, a volte la solidarietà non è una questione di... Non siete niente. La cosa incredibile secondo me è riuscire ad approcciare a quello che possiamo dire sociale o solidarietà non pensando di fare tu una donazione, ma proprio pensandoti alla pari, cioè, capito? Pensandoti come comunità, pensandoti come parte di un tutto. Io questo cerco di fare, quindi quando entro in relazione con loro, innanzitutto mi scialo, perché poi c'è anche da dire questo, che molto spesso in queste situazioni si crea, la solidarietà, diciamo, abbatte la motivazione, cioè il nesso, no? Che il pubblico, c'è molto relax.
Sempre, ok? Sempre. Cioè non sei lì col pubblico che pensa di avere diritto perché ha pagato un biglietto. Dobbiamo chiudere, abbiamo c'è la pubblicità. Abbiamo finito il tempo. Una 30 secondi. La rifacciamo. Oggi ti fanno Presidente della Repubblica. Il primo provvedimento che propone. L'espulsione di Sergio Crocco dal territorio nazionale. Bravo, in Africa lo mandiamo. In Madagascar me ne vado. Un abbraccio a tutti, grazie a Dario, grazie a te. Grazie. Grazie a voi, ciao. Questi parlano come mangiano, infatti mangiano molto male. Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave. E fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo le spiagge c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore, il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene e il male.